Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52 a Salerno. Non ti preoccupare, sarà solo un'influenza. Devo farmi assicurare. E ti rassicurare anche te. La sera prima abbiamo fatto un buio. Siamo stati seduti contro. Vedrai, sarà solo una coincidenza. Ma non sarebbe andata così. Lui sarebbe stato il paziente 1 in campagna. Io e Claudia, 2 e 3. È stato presentato martedì 9 novembre al Palazzo di Città di Cava dei Tirreni La Primavera Fuori, 31 scritti al tempo del coronavirus, libro realizzato con il coordinamento di Claudia Izzo. La Primavera Fuori nasce con l'intenzione di renderci utili. Va specificato che i 31 autori sono scrittori, registi teatrali che hanno sentito, amici, soci dell'Associazione Contaminazione di Salerno e anche autori di Salerno News 24 che ho il piacere di dirigere. Quindi diciamo che c'è stato un ponte virtuale tra Salerno, Napoli, Firenze e Roma per realizzare questo libro, i cui proventi, sottolineo, andranno al reparto di terapia intensiva del Ruggi di Salerno. Nel corso della presentazione, moderata dalla presidentessa dell'Associazione Iride Maria Gabriella Alfano, impreziosita dalle letture di Geltrude Barba, sono intervenuti l'assessore all'istruzione del comune di Cava dei Tirreni, Lorena Iuliano, lo psichiatra Walter Di Munzio e Mario Polverino, sovrintendente Covid-19 dell'ASL Salerno. La Primavera Fuori sono 31 racconti, quindi 31 scritti di altrettanti autori sul periodo del lockdown, quindi ricordano un po' questo periodo e sono scritti poesie con fotografie, quindi siamo in un intrecciarsi di linguaggi espressivi, quindi dalle poesie ai libri, ai racconti, e insomma diciamo vuole restituire un messaggio, un po' un ricordo di quello che sono stati in quei giorni terribili in cui siamo rimasti chiusi completamente in casa. Giorni che poi purtroppo non dobbiamo dimenticare, non possiamo dimenticare, perché diciamo che il rischio di ammalarsi di nuovo e che la pandemia si diffonda è dietro l'angolo. Io mi sono occupato molto degli esiti psicologici a breve e a lungo termine, che sono tremendi e che sicuramente col tempo si evidenzieranno ancora di più. Le persone chiaramente hanno degli esiti di tipo depressivo, di chiusura, di isolamento, di difficoltà a relazionarsi con gli altri, perché dopo anni in cui tu hai detto attenzione, non ti avvicinare, stai lontano, poi diventa difficile riuscire a recuperare una relazionalità normale.